Salve a tutti ragazzi, io sono Divano, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento Battlestar Galactica Deadlock, un gioco uscito qualche anno fa e che io sono riuscito a recuperare soltanto di recente con i saldi del Black Friday, insieme a 3 DLC. Questi in alto a destra sono tutti i DLC disponibili, quelli più chiari sono quelli che ho recuperato io. Cos'è Battlestar Galactica Deadlock? È un gioco di strategia, a turni, con una campagna principale, in questo caso io ne ho una più altre, visto che è DLC. Comunque il gioco base è un gioco di strategia ambientato nello spazio, con una campagna principale veramente molto avvincente e che magari vi porterò con un altro video quando la comincio. E ha la possibilità di giocare in multiplayer e delle schermaglie contro l'IA. Cos'è Battlestar Galactica? Non è semplicemente un gioco di strategia, è un gioco di strategia nello spazio molto, molto, molto profondo. Nonostante il gioco base, vi dia l'accesso solamente a una manciata di navi coloniali, una manciata ancora più ristretta di navi dei Siloni, vi spiego subito cosa sono i coloniali dei Siloni, sono le due fazioni che si danno battaglia in questo universo. Nonostante ci siano pochissime navi, il gioco ha le sue sfide, ha il suo grado di sfida, che non è da sottovalutare. Nonostante uno possa dire, vabbè, faccio una partita su questa scacchiera, muovo a turni le mie navi, bene, ho fatto la prima partita, so già com'è il gioco. No, assolutamente no, non è un gioco da sottovalutare. A ogni partita cambia qualcosa. E adesso vi faccio vedere. Bene, qui è la selezione della nostra flotta. Al momento io ho creato due flotte, una per le partite da 4.000 punti e una per le partite da 8.000 punti. Ma siccome mi voglio del male, ne creo una nuova. Mi voglio far male, ne creo una nuova. Vedete, qua ci sono le due fazioni che si possono scegliere. Qua possiamo creare il nome della nostra flotta. Flotta Divano. E facciamo i coloniali, selezioniamo, creiamo e qua possiamo già cominciare a mettere giù le nostre navi. Io, come vedete, ne ho qualcuno in più visto che ho recuperato dei contenuti extra con i DLC. Comunque all'inizio mi pare che per i coloniali ce ne siano 7 e per i siloni 6. Questa è la scacchiera da dove noi partiamo. Non è tutta la mappa di gioco, la mappa di gioco è molto grande. Questo è fin dove noi possiamo posizionare la nave, ok? La posizioniamo sia in orizzontale che in verticale, ok? È molto utile posizionarle alte piuttosto che basse, perché si possono posizionare navi una sopra l'altra senza che queste si facciano del danno. E quando andate a giocare, fidatevi, è sempre utile tenere d'occhio se le navi si scontrano a un certo punto del loro passaggio, perché qua si può rammare e pinnare la gente. E vado a spiegarmi meglio. Si può andare contro le navi avversarie, solo che questo comporta un notevole danno da parte nostra o la distruzione. Quindi è meglio farlo sugli avversari, ma non su di noi, usarla come ultimissima strategia. Mi è capitato solo una volta e solo perché ero disperato. Comunque, qua ci sono, vedete qua, zero il costo degli hardpoint che ci vengono dati. Noi possiamo andare a selezionare altri hardpoint, anche questi io ne ho di più perché sono in possesso di DLC, missili guidati, torpedo, PCM, nuke, armor piercer, proximity mine, MP mine. Sono tutti hardpoint che sono utilissimi dal punto di vista strategico, ognuno di loro, e ce ne saranno altri quando comprerò altri DLC, ognuno di loro dà un pizzico di strategia in più. La nuke, per esempio, è quella che uso più di tutti, ma credo che tutti quelli un po' nabbi come me la useranno. È quella che fa più danni in assoluto all'AL degli avversari e all'armatura degli avversari, in più colpisce anche i sottosistemi. Comunque, noi adesso usiamo i missili guidati. Ecco qua. Bene, inseriamo altre navi, qualche nave di supporto. Manticore, Berserker. Berserker era un bel nome, vediamo che nave è. Ah, però questa ha solamente un hardpoint, che sono caccia, giusto? Sì. Manticore, missili. Missili e caccia. Minotaur. Ah, è una nave di supporto. Sì,
Questo è un cruiser. Questa è una nave da guerra. Attenzione, sembra interessante. Come supporto della nostra nave ci potrebbe anche stare. Magari la mettiamo a destra, un po' più in basso. Una cosa che ho notato è sempre meglio non tenere tutte le navi vicine, ma un po' sparpagliate. E poi muoversi a tenaglia, se lo si deve fare, è sempre meglio dividere bene le navi e i compiti delle navi. In questo caso la Minotaur deve sparare, ma non può supportare con nessun tipo di hardpoint. Quindi ne mettiamo una, vediamo come va. Questo è un supporto che potremmo tenere quasi alle spalle della nostra nave madre, che magari spostiamo un po' più in alto e un po' più in avanti, così. Questo lo mettiamo un po' più avanti e questa qui la mettiamo dietro, sperando che spari anche dietro, in realtà. Vediamo. Sì, perché adesso non mi fa vedere come sparano le navi, o sbaglio, no, non me lo fa vedere. Sarebbe utile vedere che tipo di fuoco hanno. Perché a 360 gradi, cioè nel senso sopra e sotto, ma dove ci sono i motori, tendenzialmente, se non hanno torrette che ruotano su loro stesse, non riescono a colpire. Vediamo, vediamo. Questa qui ha i Viper. Allora, facciamo una cosa. Togliamo il Viper MK7 dalla nostra. E mettiamo magari un Viper di supporto. Si può? Defensive Tactical Craft. Cosa ho detto? Non lo so, uno scioglilingua, l'ho detto anche male, però mettiamo questo, sweeper. Buona, abbiamo 4.880 punti, adesso inseriamo ancora qualche nave e ci vediamo direttamente in partita. Eccoci tornati. Bene, abbiamo creato la nostra armata. Vi vado a spiegare in breve. Allora, vabbè, abbiamo la nostra nave madre, potentissima. Gli ho messo una nuke, un missile guidato, un caccia difensivo, due caccia di attacco e un altro caccia difensivo. Poi ho preso una Valchiria, ok, è utilissima questa perché ha il fuoco di copertura sui lati. Il fuoco di copertura ci salva dai missili. Ci salva dai missili, però ci occupa anche la visuale e quindi ci impedisce di sparare noi stessi i missili. L'ho messa sotto a questa nave, che mi sfugge il nome in questo momento, la Janus, e a cui ho dato due missili guidati e una salva di missili da perforanti, sperando che me lo facciano scoppiare subito. Poi dietro ho messo una nave molto piccola, l'Artemis, una Manticore, una corvetta. E spara sia davanti che dietro questa lo so perché l'ho già giocata. E poi niente, la nostra aircraft qua bellissima sulla destra e la nostra gunship, no, sulla sinistra, scusate, sta così, sulla sinistra e sulla destra la nostra gunship. Bene, siamo arrivati a 7.950 punti, direi che ci siamo. Qua potevamo modificare, no, va bene così, coloniali Siloni, perfetto. Andiamo a scegliere la flotta nemica. Non voglio neanche modificare la loro guarda che navi. Cos'è sta roba? Questa è una base star, una nave potentissima, guardate qui. Ma poi hanno una marea di caccia, cioè. Ecco, i Siloni vanno molto sui numeri. Non avendo le vite da salvare, sono solo dei computer, quindi hanno tantissimi Siloni. Questi qua sono tutte gunship, credo. Questa sembra essere fattibile, Cerberus 1. Hanno una nave madre come me e le navi. Una marea di caccia. Ho una paura incredibile di questi caccia perché danno veramente fastidio. Cosa facciamo? Ma sì, dai. Allora, la mappa di gioco ci fa vedere che i nemici sono lì. Questa è la mappa di gioco. Utilissimi da sfruttare questi punti. Quindi magari potremmo quasi provare a lanciarci, no, qua sulla sinistra no, qua sulla destra potremmo sfruttare questi asteroidi, ma sono belli lontani. Vediamo come va. Allora, iniziamo a far uscire i caccia, quindi. Yes, sir. Launching alert fibers.
Dodging alert vipers. Yes, commander. Terminiamo il turno. I caccia escono. Spettacolare la grafica, ragazzi. Impressionante. Naturalmente qui ci sarebbe da parlarne sul livello di strategia. Qua ci sono i boost, qua è quanto vogliamo spendere di energia sugli spari a lunga distanza, ok? Stare sulla difensiva, sull'attacco, ovviamente. Oppure se selezioniamo una nave possiamo scegliere anche le singole torrette che cosa devono colpire. Ah, ecco, sì, questo non ve l'ho detto. Se una volta selezionata la nave e cliccato sullo slash di fianco all'uno, io sto giocando da tastiera, vi fa vedere il cono di attacco e si attacca sopra o sotto. Questa nave per esempio attacca verso il basso, quindi è utile farla andare in alto. Questa attacca a 360 gradi e sui lati, quindi entrambe le spostiamo avanti e in alto. Iniziamo a farle andare, anzi, non così avanti. Così, facciamo procedere in questo senso qui, ma no, forse un pochino più avanti, va bene. Ecco, qua. Sì, dai, facciamo andare in alto, in alto. Allora, poi qua abbiamo la nostra gunship. La nostra corvette sta andando un po' troppo veloce. Sì, rischiamo che prima o poi ci venga addosso. Un po' che ci superi. Caspita, la gunship da non sottovalutare, attacca praticamente dappertutto. Quasi quasi la faccio andare sotto. On it, commander. Sotto la mia nave. Boh. Ah, e qua vedete i caccia. Poi possiamo selezionare anche i singoli caccia per mandarli in attacco e in difesa. Sicuramente gli avversari, eccoli qua, i caccia degli avversari. Mi stanno già mandando dei caccia, quindi questo lo mettiamo in difesa della nave madre. Il Raptor in difesa. In difesa. La Janus MK1 che mettiamo all'attacco di questi. Spostiamo la nostra nave con i caccia sul lato, perché tanto questa non sarà quella che farà fuoco primario, diciamo, questa deve stare da supporto e la mettiamo a difesa con una manticora. Vedete com'è, comunque è da studiare, non è un gioco semplice. Questa musica è esaltante, ragazzi. Ecco che cominciano i primi colpi di avvertimento. Bene, selezioniamoli singolarmente, perché sennò così facciamole rallentare un po' e le facciamo andare in alto.
modo da avere la visuale dall'alto. Questa qui, la gunship. No, va bene in basso. Commander. La sto girando sul lato la corvetta perché spara avanti e indietro e non voglio rischiare di esporre il fianco. Poi naturalmente possiamo scegliere il fuoco primario delle nostre navi a chi indirizzarlo. Mamma mia, guardate. Intanto i caccia qua si danno battaglia. Molto bene, adesso cominciamo a colpire. Cominciamo a colpire anche con qualche missile. E direi che le nostre navi iniziano a fare fuoco. Cerchiamo di farne fuori il più possibile velocemente. Armor piercer, i proiettili, i missili che perforano l'armatura li voglio tenere. Sì, dai, colpiamo tutti questa qua. Focus fire, qua. Focus fire, missili su di lei. Speriamo che non muoia prima che li sparo tutti, perché sennò finisce che ho buttato via una marea di missili per niente. Yes, sir. Buona. Dovrebbero partire i missili adesso, guardateli, eccoli lì, quei bei confettini. Bam bam bam, guardateli. Allora, buona, direi che modifichiamo un attimino le traiettorie, ma ci siamo comunque, eh? Questa la giriamo così. Aspetta. Così rallentiamo un attimo e abbassiamo. So say we all. No, so fatto. Alto e tu, guardate, guardate i confetti come vanno. L'AL sta scendendo, lo sto scendendo. Attenzione, attenzione, abbiamo dei problemi. Ecco qua, hangar. Questo simbolino qua del martello è quando ci viene colpito un sottosistema, possiamo iniziare a ripararlo. Direi che possiamo farlo subito anche se non è indispensabile. Bisogna che bisogna fare questo mestiere qua, di sparare qualche missile anche sulle altre, perché iniziano a dare fastidio, soprattutto perché tra un po' arriveranno le due navi grosse. Questi sono i turni, una marea di turni. No, la nuke non la lancio. System repairs underway. Minotaur is taking damage. No, ma mi sto colpendo la nave da solo. Ma dai, ma un minimo di intelligenza. Ma non ci posso credere, mi sono colpito la nave da solo, ragazzi, ma non mi dite niente. E sono morti tutti i caccia? Sì, sono morti tutti i miei caccia. Dove sono questi? Ah no, stanno combattendo qui intanto. Insomma, non avevo mica capito che c'era questo problema tecnico qui che
So say we all. Ok, una nave l'abbiamo distrutta perché non ce la fa più selezionare. Andiamo su quella lì. So say we all. No, ci hanno distrutto la Minotaur. Ma ragazzi, ma dai. Non ci posso credere. On it, Commander. Quindi siamo 1-1. IFF confirms unit is hostile. Ah, non è che non potevo selezionarla, era la nostra nave distrutta. Ma noi gliel'abbiamo distrutta una. Eccola qua. Brava ragazza. Non possiamo tirare fuori. Perfetto. Oh mamma mia. Andiamo un po' più avanti con questa. Eccola lì. La nave che volevamo attaccare. Una bella nuke su di lei. Quella fa male, quindi dobbiamo farla fuori subito. Partirà la nucleare, eccola qua. Lenta, violenta. No, va dritto per dritto, speriamo di beccarla. Niente, qua non è ancora riparato niente. Attenzione, armor piercer. Dai, su di lei, vai. Ok. Ah, dobbiamo anche riparare. Stanno spaccando, mi stanno spaccando. Meno male che avevo scelto una facile, una battaglia facile. Chi altro manca? Tutti stiamo focussando qualcuno. Oh. Mamma mia, guardate la nuke che ha colpito. L'AL comincia calare. Un po' di danni li abbiamo fatti. Yes, Commander. Qua stiamo perdendo un'altra nave. Perfetto. Stiamo veramente sucando. Cerchiamo di abbordare.
so se disarma la mia la mia nave. Ah, attenzione, hanno le ciaffe questi. E io lo scopro solo adesso. Le usiamo così a caso, perché bisogna prevenire se qualcuno mi lancia dei missili. Squadron target is confirmed. Certo che però la baia che non... Attenzione, dei missili ce li ho. Li usiamo su di lei. Yes, Commander. Peccato che la nuke basta. Non... andare indietro. Ecco, una cosa che ho sbagliato è stare troppo vicino agli avversari, perché non è utile per niente questa cosa. Yes, Commander. Sì. Bene, la loro nave più forte l'abbiamo fatta fuori. Ricominciamo. Oh, finalmente. Ditemi che ho degli altri missili. Torpedo, è meglio usarli su una nave a noi vicina. Non la beccherò mai, ma ci proviamo lo stesso. Quella l'abbiamo quasi fatta fuori, quasi. Missili, 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 missili. Yes, Commander. Questa niente, questa niente, questa. Missili. Yes, Commander.
un'altra fatta fuori, eh. Ah, qui tra l'altro si sta compiendo una battaglia separata. E i caccia stanno facendo fuori una danza. Vabbè. Sta attaccando la mia Valchiria qua. So say we all. Yes, sir. La nave si è schiantata, la nave si è stata distrutta, ora ne manca una sola, ragazzi. Sparate tutto quello che avete. È nostra. Piace. Mi hanno messo in difficoltà comunque, eh? Ho iniziato a subire. Partita finita. Bene, qua c'è il resoconto della battaglia. Ne abbiamo perso una sola, grazie al cielo. La nostra nave madre ha ricevuto danni. Bene, ragazzi, questo era il mio primo video. Siamo arrivati alla fine. Spero vi sia piaciuto. Mi spiace se ci sono stati magari dei momenti morti. Scrivete pure nei commenti se vi piacerebbe vedere altri video. Io nel caso penso di cominciare la campagna e di portare qualche gameplay dalla campagna principale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Nel caso mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie e ciao.